Ciao ragazze, benvenuti o bentornate in questo nuovo video. Come state? Spero tutto bene. Invece, se sei nuova in questo canale, se è la prima volta che vedi il mio video, piacere, sono Claudia, amo il make-up, mi piace, è una passione che ormai mi porto dietro da parecchi anni e sto facendo un pensierino per fare un passaggio in più e renderla un lavoro. Pensavo di no, ma nella vita mai dire mai. Quindi ti invito, se a fine di questo video ti sono piaciuta, qua sotto trovi il tasto iscriviti e attiva la campanella per non perdere il prossimo video. Oggi andremo a realizzare un make-up luminoso estivo con una new entry nella mia collezione di trucco, ovvero sto parlando di rullo di tamburi. La Soul Tree di Anastasia Beverly Hills è una palette che sognavo da tanto, una palette veramente bella da tutti i giorni, luminosissima. Sto parlando di questa, penso che la conoscano anche i muri tutti. È una palette appunto prettamente con colori nude, super luminosi, che si divide tra luminosi e matte. Diciamo che sono più luminosi che matte, però si riescono a fare veramente parecchi make-up. Oggi vedrete la realizzazione di questo e vi lascio il video e spero vi piaccia. Fatemi sapere qua sotto nei commenti cosa ne pensate. Buona visione. Passo fondamentale, primer, e ormai se mi seguite già da un po' il mio preferito è questo qua di Urban Decay, lo compro e lo ricompro e mi piace un sacco perché è molto molto valido, molto buono. Non c'è neanche da dirlo, è veramente unico. Cioè, io quando mi trovo bene con un prodotto che non sono tipo gli ombretti così che mi piace cambiare tanto, ma su questi determinati prodotti rimango molto fedele, diciamo. Allora, vi mostro un trucco che faccio praticamente ormai da 3 settimane, tutti i giorni. Che è un look super estivo, super luminoso, che appunto con questa palette si presta tantissimo. E andrei a fare come base, vado a prendere Rose Quartz, invece che utilizzare un colore burro, questo colore qui, vado ad utilizzare Rose Quartz così ho già una base luminosa ed è un colore che a me fa impazzire. E molto semplicemente col dito vado ad applicarlo perché mi piace molto di più che sia bello evidente il glitter. Non vi preoccupate, anche se non sono precisa, se non si è precisi, scusate, ma tanto poi andremo a utilizzare il pennello dopo con gli altri ombretti, quindi non dobbiamo preoccuparci. Vedete, è una base super luminosa. Ora vado a prendere Birch, che è questo qui, Birch, non so, questo marroncino, e vado a metterlo, ovviamente prelevando un po', vado a metterlo nell'angolo esterno, vedete? Che diciamo che sulla palpebra, invece che rimanere chiaro, prende un po' questo sottotono scuro, freddo. Però la cosa non mi dispiace. E avendo sotto una base luminosa è bello perché appunto potete già sfumare tutto insieme, avete già un ottimo risultato, però ovviamente non sarà finita qua la cosa. Ora vado a prendere sempre con lo stesso pennello Bloom. E vado a metterlo sempre verso l'esterno, qui sotto. Faccio la stessa cosa dall'altra parte e poi sfumo. Messo giusto. Ora vado a prendere Steampunk, giusto Steampunk, quest'oro, un altro colore mi fa impazzire. E come gli shimmer di questa palette, ovviamente le dita sono sempre ben accette. Perché poi va giusto messo qua, verso l'interno, senza arrivare fino in fondo. Ne ho preso poco.
sempre con lo stesso pennello, sfumo verso l'esterno. Ora vado a prendere Pearl e lo metto nell'angolo interno, questo col pennellino, perché sennò diventerei una bajoura illuminata. Se lo faccio col dito, anche se col pennello bisogna sempre stare attenti, perché comunque sono molto luminosi. Ora passo alla parte sotto, con questo pennello vado a prendere Twig, che è questo colore qui, che, aperta parentesi, è un colore che ultimamente sto utilizzando anche per le sopracciglia, perché mi piacciono i prodotti in polvere. Ho trovato questo colore che sta bene con il colore delle mie sopracciglia, quindi se può interessare. Se siete castane, perché comunque io di base, a parte le punte, ma di base ovviamente sono castana, quindi vado a riprendere Rose Quartz col pennellino, questo che ho usato Pearl, e vado a metterlo qua sotto. Deve essere luminoso, no? Ora un po' di liner, e utilizziamo questo qui, lo skinny liner di Pupa, che è molto leggero. Ora faccio i precisi. Ok, è un eyeliner che dovete avere molta pazienza perché è molto delicato, cioè non è che appena appoggiate la punta sull'occhio è subito intenso, dovete fare un po' di passate, però non è niente male, cioè comunque la sua linea la fa bene. Allora, piega ciglia e mascara, questo è il Pupa Vamp, che mi sta piacendo veramente tanto, e ovviamente piega ciglia perché ormai, come in tutti i passaggi, è un passaggio super fondamentale. Mi sto accorgendo ora che mi sta uscendo un brufolo, ma fa niente. Come brutto labbra ho ritrovato un rossetto di Clio, Mamma Notte, che è un colore che secondo me ci sta d'estate. È scuro, ma possiamo... Questi rossetti li utilizzo anche senza matita, con molta calma e precisione li stendo, anche se non è molto semplice, però devo dire che non è male. E come potete vedere ci sta molto molto bene. Quindi questo è il look finito. Spero che il video ti sia piaciuto, se ti è piaciuto metti un pollice in su, e se non l'hai ancora fatto iscriviti a questo canale, qua sotto trovi il testo iscriviti e attiva la campanella per non perdere il prossimo video. Io ti ringrazio, ti mando un bacione e ci vediamo nel prossimo video. Ciao!